il primo amore ti sembra che non c'è nessuno come quello primo. Sai, non esiste il mondo, non esiste la terra sotto le piedi. Sì, è troppo, cioè, lui potrebbe farmi star malissimo perché ha tutti i miei sentimenti in mano. Io parlo come persona che ha lasciato un'altra persona e ci si sta male comunque. Cioè, dopo 3 anni di relazione, non, io non posso limitare la mia vita per questa sua gelosia. L'amore va fatto. Parlarne sembra di tutti, poi a farlo è l'altro discorso. Che si chiami Buddha, che si chiami Gesù Cristo, ma c'è qualcosa sopra di noi. Cioè, io ho 18 anni e ti dico, sono cambiato da così a così. Perché addirittura i miei prof mi dicono, cioè, Edoardo, tu sei maturato. Capire che l'amore ti fa crescere anche di testa. Il mondo adulto non pensa più a queste cose, secondo me, perché è troppo occupato con l'economia, con la società d'oggi, che non ti lascia il tempo di pensare a queste cose qua, di queste, le chiamiamo futilità, dai.